sta per andare in onda? L'altro binario. Da un'idea di Davide Mozzato e Claudio Coppini. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS. Allora, stiamo andando verso Venezia con la rubrica odierna dell'altro binario. Siamo in questo scompartimento molto affollato, devo dire. Ringrazio intanto Roberto, che è alla regia e il macchinista di questa storica trasmissione che ormai è 11 anni, e saluto intanto, prima di tutto, in questo appunto affollatissimo scompartimento, saluto Mirko Zanaboni dell'associazione Ireos, ho detto bene, che ho sempre paura degli accenti, mi fa sì, vicepresidente, vi occupate di tante cose, della salute, esatto. Vi occupate, andate nelle scuole, insomma è un'associazione. Una storica fiorentina che nasce nel 1996, ma che ha alla base l'esperienza precedente di Arcilesbica a Firenze, e si è aperta la comunità anche attraverso un lavoro più specifico nelle scuole, e che in qualche modo facciamo da anni, dal 2006 in modo strutturato, grazie anche ai contributi del Comune di Firenze, della regione toscana. Ecco, poi abbiamo Francesco Baggiani che sei qui. Francesco, anche come autore, ho in mano questo libro che hai scritto, che mi colpisce, Preso di mira, fra l'altro con la R fra parentesi, certo. Peso di mira e preso di mira, questo gioco interessante di parole, pregiudizio e discriminazione dell'obesità. Fra l'altro Radio Voce della Speranza ha proprio una serie di trasmissioni legate al, tra virgolette, al superamento del pregiudizio che abbiamo poi tutti, diciamocelo, anche inconsapevole a volte, anzi il rischio a volte che pensiamo di non averlo e poi lo scopriamo in certe occasioni. Quella è una fortuna. Quella è una grande fortuna. E appunto abbiamo una serie di trasmissioni legate a questo proprio slogan che abbiamo dato, disabilita il pregiudizio. E quindi hai scritto questo libro, ne parleremo perché ci interessa, è proprio bello, c'è la copertina, c'è un ragazzo, diciamo come si suol dire, ciccione, che ha un bersaglio proprio al centro, cioè è un bersaglio. Certo, è una realtà molto diffusa, perché chiunque abbia vissuto questa condizione o sia stato vicino a questa condizione sa benissimo che è una delle caratteristiche più bersagliate, sia dal bullismo ma anche dalla derisione, dalla discriminazione in campo lavorativo. Nella quarta di copertina c'è una bella frase che tu dici, che ci fa molto avvicinare e capire quanto questa problematica sia complessa e quanto tu sia anche provocatorio volutamente in questo libro. Poi abbiamo l'immancabile in uno scompartimento di questo tipo, Giorgia Massai, coordinamento contro la violenza di genere e il sessismo, e quindi con tante associazioni che rientrano dentro a questo, vero Giorgia? Sì, a questo contenitore aperto, siamo, diciamo, un insieme di associazioni fra le quali ci sta anche Ireos, appunto, e cerchiamo di combattere, partendo proprio dalle scuole, le forme di violenza, di discriminazione, perché le tante diversità che compongono la cittadinanza sono molto spesso oggetto appunto di bullismo nelle scuole, di discriminazione nel lavoro, mondo del lavoro, eccetera. E anche l'obesità è una di queste forme, perché chiaramente, dovendo rispondere a un certo modello che ci impongono soprattutto i media e questo tipo di società, chi non sta in quel modello prefissato diventa un bersaglio. Allora, intanto grazie, perché è stata una tua idea e che apprezziamo molto. Poi abbiamo Mauro Sbrillo, che è anche co-conduttore di Handicappati in Orbita, di questa trasmissione che facciamo su Radio Voce della Speranza, ma tu sei qui più anche nella tua veste di presidente del coordinamento regionale di autoaiuto, che non a caso si trova nella stessa sede anche di Reus, quindi ci sono molte associazioni anche lì. Sì, certo, ciao a tutti. Niente, io che sono c'entra qui. Il coordinamento, ecco, intanto. Il coordinamento c'entra nel senso che si occupa di tutte le forme di disagio, e naturalmente chi è oggetto di discriminazione, qualsiasi essa sia, sicuramente vive una vita dove il disagio è una parte purtroppo importante, e noi cerchiamo di andare a scovare queste forme di disagio per promuovere l'apertura di nuovi gruppi di autoaiuto che aiutano
a vivere il disagio sostanzialmente, a viverlo sì, cioè, ora, c'è un gruppo... parlare di autoaiuto in questo caso è troppo difficile, nel senso che per far capire bene mi ci vorrebbe, noi nei corsi ci mettiamo 2 giorni. Senti, Paolo, c'è un gruppo legato per esempio a questo problema dell'obesità che ti risulti? No, ancora no, ancora no. E questo la dice lunga, nel senso che normalmente quando, diciamo, il disagio è sdoganato socialmente, no, allora le persone che hanno questo disagio si sentono più incoraggiate ad uscire fuori e ad esternarlo, ad auto-organizzarsi magari anche in un gruppo di autoaiuto. Quando non ci sono questi gruppi di autoaiuto, questo è un segnale che insomma fa capire quanto le persone se lo vivano spesso in solitudine. Allora, io direi che poi Mauro ha scelto vari brani che hanno a che fare con questo tema di oggi dell'obesità. Io intanto però una domanda bisogna che la lanci subito a Francesco. Tu inizi nella quarta di copertina con questa affermazione interessante: se insulti un nero sei un razzista, se insulti un gay sei omofobo, se insulti un ciccione sei simpatico. Ecco, questo è agghiacciante. C'è una constatazione reale, perché noi possiamo vedere trasmissioni televisive basate proprio sulla derisione delle persone in obesità, pensiamo a Paperissimo, a molte altre, in cui c'è diciamo le risate montate sotto una caduta magari di una persona che ha una condizione fisica molto difficile da gestire. Quello che noi si crede è che alla base della possibilità di deridere o di fare in modo che questo pregiudizio sia ancora accettato e condiviso è la colpevolezza che noi ci immaginiamo che la persona debba avere, e che ci hanno instillato un concetto di colpevolezza nella persona che ha un certo tipo di corpo, perché abbiamo creduto che sia facile gestire il peso, cosa che abbiamo sconfermato negli ultimi, credo, 50 anni. A forza di diete il peso comunque generale nella società odierna è quadruplicato, nonostante anche l'industria dietistica abbia quadruplicato i propri introiti. Quindi è un grosso punto interrogativo. Beh, c'è qualcosa che non torna. No? Allora, Mauro, volevi un momento di termine, poi scegliamo un tuo brano? Certo. No, io, dunque, per gli ascoltatori che non mi conoscono, sono 63enne in carrozzina, ho avuto l'appoggio da bambino. E quindi un po', devo dire, ho lo sguardo un po' lungo sulla disabilità, e pensavo che anche a questo aspetto, no? A quanti problemi anche proprio di mobilità può avere una persona obesa. Un bambino obeso in palestra non fa una bella figura, perché suda, perché fatica a correre, a stare dietro agli altri. E quindi fa le cose magari con affanno. Una persona obesa quando non può andare al cinema perché ci sono le poltrone strette, non può andare a teatro, oppure ha problemi in treno, no? Voglio dire, non è così semplice vivere una vita da obesi, perché sei tagliato fuori da un sacco di situazioni che presuppongono anche una partecipazione sociale, anche di cittadino e di comunque essere umano all'interno di una società. Quindi, ecco, io vedo anche dal mio punto di vista, ecco, vedo anche questo aspetto, che non è un aspetto secondo me da sottovalutare, proprio perché ti taglia fuori in certe occasioni da un certo tipo di situazione, da un certo tipo di vita sociale. Ecco, mi piacerebbe ricordare una cosa: una donna obesa, e qui voglio parlare un attimo anche delle donne, non può, non si sente di fare la sindaca di Milano, e perché è grassa, perché lei non è neanche veramente obesa, secondo me. Sovrappeso. Si ritira perché la costringono psicologicamente, anche se non fisicamente, a ritirarsi. E anche questo la dice lunga, perché, come giustamente ricordava Mauro, è una situazione di disagio, e nel caso delle donne un disagio doppio, perché se è mal visto un ragazzo, un uomo, un bambino grasso, una donna poi non è proprio tollerata, è considerata, cioè si abbina il grasso, l'obesità alla stupidità.
quasi, no? Perché appunto non vuole migliorarsi, quindi non si vuole bene. Assolutamente, alla scarsa forza di volontà è uno dei pregiudizi più diffusi, quello della persona senza volontà, no? Su questo aspetto di Milano mi fa piacere che l'abbia detto, perché secondo me qui c'è un altro aspetto però che va al di là di quello di cui stiamo parlando. Questa donna mi è piaciuta perché, al di là di questo aspetto che invece ha fatto bene a sottolineare, ha anche manifestato i limiti di poter governare una città difficile e avere il coraggio anche di fare un passo indietro. Al di là di questo io penso, perché poi lei ha anche motivato altre cose. Nella politica oggi sarebbe bello che delle persone avessero anche questa capacità di dire che, al di là della pressione, quella lì giornalistica che è tremenda e di altre cose, ma di avere questa semplicità e questa bellezza. Io l'ho apprezzata e lo voglio dire anche qui, perché questa secondo me è una donna, come posso dire, vera. Scusate, potreste non condividere la mia cosa, uno dice ma che cosa, cioè io ho letto altre cose e lei ha accennato anche a questa cosa, e secondo me lo dovrebbero fare in molti, dovrebbero molti uomini che fanno la politica avere il coraggio di fare un passo indietro. Ma io su questo ci sarei di dire che donne come questa dovrebbe fare un passo avanti. Però lei, vedi, lì c'è un problema allora proprio della politica, perché lì una donna così fai una squadra e gli stai intorno, e questo è, esatto. E invece la lasci da sola. No, quindi ora non volevo entrare in questo tema. No, sono d'accordo con te, anch'io ho apprezzato molto la chiarezza perché con cui ha argomentato. Lei ha mandato anche un messaggio, come dire, io da solo non ce la posso fare, però... Esatto. Capito? Se nessuno l'ha aiutato, ecco. E questo è un problema non solo delle donne, ma un problema anche degli uomini. Insomma, il fatto che persone che hanno la capacità di avere una limpidezza anche rispetto alla scelta di impegno, di responsabilità, del appunto come quello sotteso al governo di una città, tra l'altro importante come Milano, c'è bisogno di una squadra di persone, c'è bisogno di mettere da parte dei pregiudizi o delle questioni che fanno pensare che una persona non possa essere adatta nel rivestire un ruolo, anche, cioè non è l'aspetto fisico, assolutamente non è il genere, ma non è neanche l'aspetto fisico un qualcosa che pregiudica le capacità politiche. C'era stato un altro precedente particolare, il ministro della giustizia del governo belga doveva essere investita anche della responsabilità della salute in quanto persona in sovrappeso, e c'è stato un dibattito politico culturale per dire no, una persona obesa non può rappresentare la salute di un paese come il Belgio. Quindi questo è un tema che comunque, insomma, che purtroppo è vivo e molto presente. Poi io mi pongo la domanda, ma chi è che può essere per esempio in grado di fare il sindaco di Roma, come anche fosse la persona, cioè pensando alla situazione di Roma, chi da solo, anche fosse il più bravo italiano che abbiamo, più competente, secondo voi potrebbe essere in grado di risolvere situazioni così drammatiche? Penso che ci voglia una volontà di tanti e anche dei cittadini. Allora, Roberto, ci mandi un brano, qual hai scelto? Adele, Tired, stanca. Allora, dopo questo stacco musicale ritorniamo al nostro scompartimento. Tante cose su questo libro che ha scritto Francesco Baggiani, Preso di mira, in cui la R fra parentesi è preso peso di mira, pregiudizio e discriminazione dell'obesità, un tema che francamente non, almeno a me, forse sarà la mia ignoranza, non facilmente ho visto dei testi, quindi ti ringraziamo Francesco. La casa editrice chi è? È Clichy, una casa editrice di Firenze. Questo libro lo troviamo in circolazione? Assolutamente, basta richiederlo nelle librerie. Ce l'hanno, insomma, quindi c'è questa copertina di un ragazzo adolescente piuttosto grassoccio che ha un bersaglio proprio nel centro, come bersaglio spesso di bullismo. Allora, perché hai scritto questo libro? Questa è una domanda che spesso mi viene fatta, ma non so se poi la risposta è così interessante, perché riguarda magari un vissuto molto particolare che è il mio. Io non ho mai avuto la possibilità di vivere in prima persona la problematica relativa all'obesità, però fin da piccolino ho avuto la fortuna di incontrare persone, il mio primo amichetto, diciamo, delle elementari e poi via via, che avevano la capacità di attrarmi a sé, quindi un carattere molto socievole, una predisposizione proprio ai legami, una empatia alta, ed era legata spesso a questa caratteristica fisica, tant'è che io ho sviluppato un pregiudizio positivo, che poi essendo comunque un pregiudizio è falso, che le persone
in carne fossero migliori delle altre. Io poi mi sono spiegato in seguito, e lo spiego anche nel libro, scientificamente che cosa può succedere. Succede che un bambino che fino a 3 anni gli è stato detto dai propri genitori, nonostante qualsiasi fisico abbia, no? E qualsiasi sia la sua forma, la persona più bella per i propri genitori, entra nella comunità dei pari, arriva alla scuola materna e già all'età di 3 anni la discriminazione ponderale, cioè basata sul peso, oggi agisce e gli viene detto: fai schifo, non sei una persona buona, non, quindi, sei una persona pigra. Quindi gli crolla un mondo. Quindi riceve un rifiuto dalla società, cioè, dei pari, che lui non si sa spiegare, perché il peso non si decide, figuriamoci a 3 anni, ma non si decide mai, figuriamoci a quell'età lì, no? E questo rifiuto può sviluppare, può mettere in atto alcune strategie di coping, che sono proprio le strategie con cui noi reagiamo consapevolmente o inconsciamente allo stress, tali da far sviluppare delle capacità sociali più alte. Spesso infatti i bambini sono simpatici, si dice, no? Così è un pregiudizio anche questo, non è la verità, ma è un dato molto diffuso, perché una delle strategie con cui si compensa in maniera adattiva, cioè sana, il rifiuto sociale, è quello di sviluppare più abilità nella relazione. Quindi c'è praticamente un aspetto diplomatico per stare al mondo, e questo ci diventa simpatico. Una compensazione. Si chiama proprio così, coping di compensazione. Certo. Perché in qualche modo uno deve pur farsi accettare e farsi amare. Certo. Allora punta sulle capacità che ha e le sviluppa e le amplia. E questo può succedere più o meno consciamente, ecco. Però succede spesso che molti bambini e adulti, insomma, con questa caratteristica o altre caratteristiche discriminate, sviluppino un'empatia maggiore, un'iperempatia o una socievolezza molto ampia, tanto da poter compensare poi e avere degli amici veri accanto che lo accettano comunque per quello che è. Certo, allora, Francesco, interessante che ha detto, cioè, io avevo un pregiudizio all'incontrario. Sì. E tu, Mauro, dianzi stavi dicendo una cosa, dicevi, ma a volte succede che c'è un pregiudizio tra i diversi? Una domanda interessante tu stai facendo, ma poi no, che io questo lo per capire la complessità, sì, di quello, certo, di cui stiamo parlando, certo. Stiamo provando a parlare, no, io a seguito stavo pensando con questo, no, come domandone, dicevo, ma il diverso accetta con maggiore frequenza un altro tipo di diversità, cioè. E questo mi è venuto in mente perché un paio d'anni fa abbiamo fatto un congresso qua a Firenze sulla sessualità nell'ambito della disabilità, con un bellissimo lungometraggio di interviste dove intervistavano anche delle persone omosessuali chiedendo appunto se avevano mai avuto contatti con disabili e come si erano trovati. E queste persone omosessuali avevano detto che all'interno della comunità i disabili sono molto spesso più accettati che da altre persone. Questa era l'intervista che portavano. Chiaramente e tutto è discutibile, in quanto parlando di persone poi ogni persona è a sé, di conseguenza. Ecco, questo era quello che diceva l'intervistato. Però rispetto al coping compensativo di prima, volevo dire, posso portare un'esperienza personale. Io quando ero a scuola dovevo mettermi la maschera del simpatico per avere vicino i compagni di scuola, perché altrimenti se io fossi stato il disabile lagnoso, sempre con il muso lungo, sempre l'incarnazione della sofferenza, non mi sarebbero stati così vicini. Devo dire che questo però mi ha comportato una fatica terribile, perché la maschera del simpatico io me la toglievo quando arrivavo a casa e vi devo dire che era una gran faticaccia tenerla addosso di mattina, perché magari avevo delle sofferenze interne che non avevo la possibilità di esternare, e quindi insomma le maschere molto spesso, fin tanto che è una condizione, voglio dire, una condizione che viene fuori da sola e che non ti costa fatica, però ecco, la maschera secondo me è sempre un problema grosso, perché costa una gran fatica. Senti, ecco, però noi siamo anche una radio che si occupa molto di salute, di benessere, di alimentazione, quindi di molta attenzione da questo punto di vista. Ecco, che cos'è veramente l'obesità? Perché molti potrebbero pensare, dice, sì, ma
è colpa loro. Questo è un altro. È vero, in parte è vero. Ora poi noi si sta parlando anche di obesità, quindi sta parlando di persone non grassocce, ma di persone obese. Parliamo pure anche di persone con leggero sovrappeso, perché la discriminazione oggi agisce su tutti i campi. Però è importante, come dici te, partire magari con un preambolo. Ci stiamo occupando di salute, questo non è un momento in cui noi stiamo elogiando una condizione di rischio come quella dell'obesità. Noi stiamo parlando di salute, ma quello che dobbiamo sottolineare è che se ci occupiamo di salute non ci dobbiamo occupare di organicismo, cioè dei singoli organi del nostro corpo. La salute, anche secondo la più recente definizione dell'OMS, è un insieme di benessere fisico, psichico, sociale, relazionale. Allora, se pensiamo di curare le persone con la derisione, in realtà siamo di fronte a un errore catastrofico, perché la derisione, il bullismo, la vittimizzazione, il terrorismo che viene fatto oggi nei confronti del tessuto lipidico provano senz'altro più malessere, più disagio, meno salute rispetto a quello che la prova è lo stesso tessuto lipidico, perché anche con pochi chili in sovrappeso, come dicevamo, i ragazzi, e non solo i ragazzi oggi, e in particolare le donne, sono vittimizzate, sono persone bersaglio di una serie di piccole vessazioni, derisioni, esclusioni che distolgono molto dall'argomento della salute, distolgono senz'altro dalla salute. Quindi se facciamo salute non nascondiamoci dietro al dito che io rimprovero qualcuno per il suo peso perché mi occupo della sua salute. Quel rimprovero provocherà sicuramente una reazione opposta. Mi fa una domanda, è buffo però, in un mondo che ci fa vedere mulino bianco dappertutto, merendine nelle scuole dove non ci sono mai prodotti per esempio della cucina mediterranea o cose, ci sono tutte queste merendine con i blister che si tirano giù, quindi questi ragazzi sono invogliati a mangiare comunque sempre cose che non fanno assolutamente bene, in realtà poi vengono messi in castigo perché poi sono anche grassi. Cioè, c'è un qualcosa di schizofrenico, Mirko? Beh, assolutamente. Cosa, anche Giorgio? Beh, assolutamente. Insomma, io devo dire che mi sono molto ritrovato dalle parole sia di Mauro che di Francesco rispetto proprio all'interiorizzazione di un pregiudizio che in qualche modo le persone che si trovano a vivere una situazione di minoranza hanno, anche quando c'è poi delle tendenze come appunto quella del blister che ti sposta ad essere altro, insomma. Sì, è opportuno avere un'idea di benessere che va al di là, diciamo, di alcuni dati oggettivi, ma che considera appunto anche l'elemento più psicosociale. Devo dire, nell'esperienza pratica di lavoro che fa IROS all'interno delle scuole, noi abbiamo scelto molti anni fa, ormai 10 anni fa, di declinare il tema dell'omofobia e della transfobia attraverso il concetto più ampio di stereotipi di genere, perché questo era un aspetto che ci ha permesso di lavorare non solo con i ragazzi più grandi delle scuole superiori, ma anche con quelli di altre fasce di età. Attualmente lavoriamo anche nella scuola dell'infanzia e in modo del tutto naturale abbiamo incidentato nell'esperienza appunto di ragazzini, ma soprattutto ragazzine, perché la questione di genere, come ricordava giustamente Francesco, non è assolutamente un aspetto secondario, in cui la difficoltà di essere un po' sovrappeso in qualche modo li faceva vivere delle dinamiche di pregiudizio che erano del tutto analoghe a quelle che poteva avere il ragazzino o la ragazzina gay o lesbica. Quindi in questo senso è sempre importante tener conto che non esiste una categoria sociale unica e assoluta per quanto riguarda le diversità, cioè il gay, il disabile o la donna, ma esistono un'intersezionalità di caratteristiche e ogni persona è realmente una persona unica. E in questo senso uno degli aspetti interessanti, anche secondo me uno degli effetti che ha una pubblicazione interessante come quella di Francesco, è quella di spingere ad un lavoro che non è soltanto sul singolo soggetto, ma un lavoro che riguarda il contesto comunitario. Quindi è importante lavorare non sul ragazzino omofobo perché è malato di omofobia, ma lavorare sulla comunità scuola, sulla comunità classe, affinché ci possa essere gli strumenti adatti per poter decontestualizzare, destrutturare delle idee di odio. Tra l'altro mi veniva in mente che opposta all'obesità c'è l'anoressia, che sono poi due situazioni. Correttissimo come affermazione. Qui si arriva in un problema gravissimo anche questo. Ecco, mi veniva di pensare quanto la scuola sia un momento importante. Cosa fa la scuola proprio per tutelare che si arrivi a questa situazione complessa e come si possa tutelare i ragazzi, se fa qualcosa
o se per esempio associazioni, ora mi piaceva questo discorso che voi portando avanti i vostri temi siete andati a incrociare un altro tema importante, se no forse difficilmente sarebbe emerso. Assolutamente. Ci sono delle associazioni, come sono viste nella scuola, Giorgia, tu che tu stai sempre puntando sulla scuola? La scuola in generale fa abbastanza poco, perché è più legata a portare avanti i programmi scolastici che sono quelli tradizionali, che non a fare veramente a aiutare a crescere, a svilupparsi il ragazzo e la ragazza in senso, come diceva Mirko, più globale, più di educazione alla vita. Noi quando andiamo nelle scuole troviamo situazioni differenziate, troviamo insegnanti e direttori didattici aperti, però c'è sempre una grossa paura di poter irretire qualche genitore, e quindi ci sono anche le contrapposizioni da parte di gruppi organizzati di genitori, molto spesso che si rifanno all'oltranzismo religioso, e quindi non vogliono che si parli di sessualità, non vogliono che si parli di differenze. Però io, che ho la parola, voglio sottolineare una cosa: noi sembriamo in una società che, se si legge in maniera frettolosa, sembra una società schizofrenica. In realtà secondo me poi non lo è più di tanto. È vero che la televisione ci fa vedere continuamente programmi sullo chef, il miglior chef, e piatti, mangiari e food. Dall'altra parte ci propina anche lo slim, cioè tutto quello che è essere magri, essere belli, essere giovani, essere bianchi, essere etero, eccetera, eccetera. In realtà queste cose non sono tanto schizofrenia, perché sono funzionali l'una all'altra. Esatto. Cioè, nel senso che se io, insomma, la dico così, Mauro, permettimela, se io ti tiro un calcio e ti rendo zoppo, dopo ti riabilito. Se invece, esatto, se invece non ti fa cadere e non ti fa diventare zoppo, tutto quel fiorire intorno alla riabilitazione privata, magari, come fa a metterlo in piedi? E così è la salute, e così è l'obesità. Allora, io prima ti faccio invogliare a mangiare questi troiai, scusatemi il termine, e poi dopo però ti può venire alla spa o al centro benessere, dove ti pompo un po' di soldi e ti rimetto in forma, salvo poi, come ci diceva prima l'autore del nostro libro, di tornare a ingrassare uguale, anzi prendere, allora, qualche chilo in più. Io leverei un momento, sfumerei la Giorgia per sentire un altro brano musicale legato a questo tema. Siamo sull'altro binario, stiamo parlando di obesità e più che altro di questo libro di Francesco Baggiani, Preso di mira, pregiudizio e discriminazione dell'obesità. Allora, riprendiamo con questa canzone sempre bella, no? Quando l'ascolto mi commuove, no? Però forse è una canzone, Francesco, anche molto triste, perché racconta una storia, no? Questo è un bellissimo brano, ovviamente, no? Storico, ma forse non tutti sanno che racconta di un suicidio, e racconta di un suicidio che è molto legato a quel tema che stiamo trattando oggi, perché è legato alla forma fisica, all'inadeguatezza che si percepisce in questa società quando non si corrisponde a certi canoni di bellezza, in particolare basati proprio sul peso della persona. E guardate che non è una canzone che non cronologicamente sfasata rispetto alla nostra realtà, perché legata all'obesità e alla percezione dell'obesità, soprattutto in adolescenza, c'è un'altissima percentuale di pensieri suicidari. Oggi le stime sono molto alte sulla depressione, sulla distimia, quindi sulla perdita dell'autostima, perché ovviamente ti viene detto che sei una persona sbagliata, ti viene detto che sei una persona con poca volontà, che hai una colpa per la condizione che vivi, dai, svegliati, dai, datti una mossa, fai qualcosa per te. Tutte queste cose che ricadono sulla persona la rendono ancora più impotente di fronte a quella che è una malattia difficilissima da controllare, o perlomeno una condizione difficilissima da controllare. Pensa che, faccio una piccola parentesi, la nostra altezza è controllata all'85%, mi sembra,
geneticamente. Si pensa invece che il nostro peso sia molto sotto il nostro controllo, in realtà è controllato geneticamente al 70%, quindi molto vicino a quello che noi possiamo intervenire sull'altezza, possiamo intervenire spesso sul peso. Questi pensieri suicidari sono una delle costanti che noi troviamo in adolescenza proprio per il rifiuto sociale del proprio fisico, e quindi è una canzone purtroppo che racconta una storia molto attuale. Perché prima di dare la parola a Mauro e volevo intervenire, c'è un capitolo che mi colpisce particolarmente, sono tutti interessanti, tra cui anche questo di cui tu ci stavi parlando. Il pregiudizio interiorizzato, ecco, che cosa vuol dire? Beh, questo condivide molte cose con il percorso di Mirko, perché anche si è studiato innanzitutto nei confronti dell'omosessualità il pregiudizio interiorizzato, ovvero quell'acquisizione su se stessi di tutte le convinzioni errate, giuste, particolari che ci vengono attribuite. Ecco, la persona alla fine finisce per crederci, è un po' quello che succede anche in obesità. Ah. Mi viene detto fin da piccolo sei senza volontà, sei una persona pigra, cosa che spesso è un pregiudizio, insomma finirò per credere a questo, e non solo crederci ma realizzarlo, quindi è una profezia che si autoavvera spesso. Una profezia tragica, come per esempio quando si dice un bambino non capisce nulla, no? Il babbo dice il bambino non capisce nulla, che è una delle cose più tremende, no? Che poi alla fine uno si convince di giusto essere. Per farti alcuni esempi specifici rispetto appunto all'identità gay, dei gay si dice che sono instabili, che sono sessuofobici, per cui appunto cercano continuamente dei rapporti sessuali, che hanno comunque un destino di solitudine, e questo è quello che in qualche modo lo stereotipo. C'è uno stereotipo negativo che viene interiorizzato dalle singole persone anche omosessuali, perché, e quindi si sentono di dover aderire al modello. Aderire a questo modello negativo. Quindi anche la persona, il ragazzo in particolare obeso o il ragazzo disabile, Mauro, lo stesso può interiorizzare il pregiudizio? Ah, sicuramente, certamente sì, perché parlando di autostima e incominciano a dirti questo non lo puoi fare e lì non ci puoi andare, figurati quanta autostima può costruirsi appunto una persona. Ma dunque, intanto bellissima questa cosa, ridiciamola 20 volte, che noi per il 70% la nostra ciccia dipende dal DNA, ed è un dato che non viene conosciuto, che non esatto, è conosciuto, esatto, perché la medicina ha fatto degli errori nella propria ricerca. Io già finirò questa trasmissione già più contento, perché, bene, perché andiamo a festeggiare ciccia, in pasticceria la mia ciccia, sono un po' più contento te adesso. Sei ingrassato ultimamente, sì, sei tipo un appunto proprio pubblico. Come sì, mai però, non stai attento? Sto bene lo stesso. Questo è un tipico esempio di quello che succede, no? Quando noi ci occupiamo del peso delle altre persone senza che nemmeno ci sia richiesto, no? Per cui spesso provocando anche un danno, perché le persone che fanno osservazioni su una caratteristica come quella del peso con leggerezza, rifacendosi a quello che hanno letto su Donna Moderna, su Chi o su altre riviste, insomma, che possono più o meno avere un'informazione scientifica, meno o più meno. Ecco, quelle sono le nostre convinzioni che ci autorizzano a fare un po' la ramanzina alle persone, provocando l'effetto diametralmente opposto, che è quello dello scoraggiamento, della sentirsi. Certo, questa volta io dico, ma una persona, io questa volta lo dico anche, questa è una radio cristiana, lo dico anche a noi che cerchiamo di seguire l'esempio di Gesù, che era totalmente diverso. Gesù non dava soluzioni, Gesù prima di tutto ascoltava, perché se non si ascolta, e oggi in questo clima frenetico, a volte c'è questo sguardo, come dire, aspetta, sì, ce l'ho io la soluzione per te, che poi in realtà noi abbiamo le soluzioni per gli altri, poi abbiamo delle vite così catastrofiche e complicate. Ascoltare credo sia molto importante. E ti volevo chiedere al volo, poi mi è piaciuta questa cosa, che cos'è il pregiudizio? Siccome si lavora molto su questa cosa, mi piacerebbe sapere da voi, che avete studiato il tema molto approfonditamente, che cos'è, ecco, una definizione di pregiudizio. Qui il discorso è ampio. Io ho scritto un intero capitolo su questo nel libro. Il secondo capitolo parla proprio di pregiudizio generale e poi in particolare di pregiudizio lipofobico, ovvero quello che ruota intorno alla massa grassa. Il pregiudizio è inevitabilmente una modalità con cui noi entriamo in contatto con la realtà. È scientifico, i nostri occhi percepiscono una serie di onde che arrivano, no, dalle radiazioni luminose, e dobbiamo categorizzare per conoscere la realtà. Questa categorizzazione della realtà ci aiuta poi a pensare. In quanti secondi? In quanto lo facciamo? Milli, nano, microsecondi. Però associamo subito a un qualcosa che interiorizza, che mette all'interno di una grossa macrocategoria. Per cui se io ho toccato anche una sola foglia, posso pensare che tutte le foglie abbiano la stessa sensazione tattile senza andare a toccarle una per una. Quando questo lo applichiamo alle persone, purtroppo ci allontaniamo dalla realtà, perché la categoria è un qualcosa che non esiste.
Non esistono i gay, non esistono i grassi, non esistono gli italiani, esistono tante persone che hanno una serie di diversità infinite fra sé. Categorizzare significa allontanarsi dalla realtà. Ma questo è interessante, Giorgia, venga a te poi anche a Mauro, perché io ieri sono stato all'inaugurazione di una bella cosa, una stanza della preghiera e del silenzio all'ospedale, dove tutte le tradizioni religiose, non solo, anche uno spazio libero dove non c'è solo la cappella cattolica. E tutti si dice che bello, ho sentito tanti, la direttrice di Careggi, tante persone, l'assessore, quanto è bella la diversità, le differenze, quanto ci arricchiscono, ma come mai però poi si fa una fatica immensa a metterle in pratica queste cose, Giorgia? Tutti alla fine lo si dice, quindi siamo tutti d'accordo, però poi dopo ci sono 2000 punticini, ma però insomma intanto c'è perdo la mia identità. Intanto c'è anche un fatto che spesso si parla in maniera corretta, però non è detto che si senta in maniera altrettanto corretta, cioè voglio dire c'è sempre una discrepanza, perché le paure interne della diversità sono un fatto che non va neanche penalizzato, va capito e risolto con un lavoro su se stessi, perché è chiaro che c'è la paura della diversità, proprio perché si sa che comporta disagio, comporta discriminazione, comporta le cose che abbiamo detto qui. Io però, visto che c'è la parola, vorrei dire una cosa velocissima e concreta però. A favore, cioè a rimarcare il problema dell'obesità. Chi è obeso appartiene a una diaspora. Invece altre situazioni, non categorie, ma di disabili, persone con disagio fisico, mentale o persone... gli inquilini, i gay, insomma, si possono mettere, dico gli inquilini proprio per uscire dallo stereotipo delle categorie, si possa mettere insieme, fare un'associazione, rivendicare i propri. I grassi sono nella diaspora più totale, non hanno nessuna capacità di interconnettersi fra di loro. Esatto. E quindi è un problema. Ecco. Sì, sì. Mi piaceva leggervi a questo proposito. Guarda, a proposito, qui c'è una bella domanda che ci ha mandato Roberto lì dalla regia. Quale dovrebbe essere l'atteggiamento giusto per evitare un atteggiamento di accusa, pregiudizio, senza cascare nella rassegnazione rispetto a una condizione di oggettivo pericolo come quello dell'obesità? Cioè pericolo perché comunque è un fattore di rischio molto salute, molto assolutamente, ma nessuno sta dicendo questo, che se ci occupiamo di salute, torno a dire, dobbiamo occuparci della sfera delle nostre socialità, della nostra relazionalità e anche della nostra psiche. Questo l'abbiamo visto anche sui tumori, fra l'altro, alla fine. Certo, è uno studio condiviso in molte condizioni. Quale può essere l'atteggiamento? Innanzitutto quello che noi possiamo fare, se non ci muoviamo da un punto di vista legislativo a difendere qualsiasi tipo di diversità, ma in particolare anche quella dove si rintraccia una colpevolezza come questa, è creando un disagio forte. Pensate che alla base della nascita di molti disturbi del comportamento alimentare, noi abbiamo parlato prima, un accenno all'anoressia, ma esiste anche il binge eating disorder, esiste un sacco di altri piccoli, diciamo, disturbi. Alla base è stato riscontrato che per un 30% c'è la derisione in età infantile e adolescenziale. Quindi se noi non ci muoviamo con l'informazione a prendere innanzitutto è adeguata coscienza, e amorevole, diciamo, perché seria, insomma. Guardate, l'informazione è l'unica cosa che in questo momento noi possiamo avere in mano nel nostro piccolo, perché se la legge non si muove in questa direzione, abbiamo visto quanto ci abbiamo messo a fare leggi su altri tipi di stigma, insomma, quindi, e tuttora sono un po' barcollanti, in questo caso noi possiamo fare solo informazione corretta. Informazione deve partire dalla famiglia, perché la famiglia è il primo organo che discrimina l'obesità e il sovrappeso. I bambini subiscono la più grande grado di vessazione spesso in famiglia, seguono i compagni, gli insegnanti, i medici, i pediatri, in massimo grado gli educatori di sport e gli insegnanti di scienze motorie. Quindi c'è una grande superficialità nell'affrontare il tema. C'è una grande ignoranza. Mauro, volevi aggiungere qualcosa? Poi forse sempre Francesco, ora l'ho interrotto con questa domanda. Te volevi... No, volevo. Io pensavo prima al lavoro nelle scuole e quindi a questo processo di informazione e di come posso dire, di avanzamento culturale e sociale, no? Però io direi anche un'altra cosa, questo non deve
non deve essere un alibi poi per chi ha il, soprattutto l'adulto, perché il bambino ci può far poco, ma l'adulto deve comunque fare un proprio percorso di accettazione di sé, perché cioè il lavoro è comunque doppio, no? Nel senso che dal punto di vista sociale noi possiamo fare informazione, educare gli educatori affinché cioè un bambino magari obeso all'interno della scuola sia tutelato e soprattutto gli sia come agevolato quel processo di autostima che poi si viene creando in quell'età, no? Gli adulti secondo me hanno anche un po' un compito anche loro attivo comunque, no? Perché comunque l'accettazione di sé è comunque una cosa importante, che poi io facevo questo ragionamento perché pensavo in fondo la comicità è sempre stata fatta di persone magari in sovrappeso che cadono, no? Pensiamo alle comiche, no? Cioè una persona che cade istintivamente ti fa ridere, no? E poi vai a vedere se si è fatto male, però subito ridi. Il problema dove sta, secondo me, è che dovrebbe ridere anche chi cade, no? Chi cade dovrebbe essere in grado di essere così, esatto, però perché ci sia l'autoironia, indiscutibilmente ci deve essere un'accettazione di sé un pochino, no? Nel senso che bisogna che tu riesci a ridere di te stesso e non è sempre così facile. Sì, mi sentirei, se posso aggiungere un pezzettino, anche un clima di rispetto sociale comunque, cioè uno può ridere della cosa eccezionale che accade, che può essere buffa, ma ci vuole comunque una situazione di rispetto che non sempre c'è e per tutte le categorie. No, a volte Mauro, ormai conosco bene questo tema, no? Lui dice, per esempio, parlando della disabilità, spesso proprio perché siamo persone, ci sono delle persone in piedi o delle persone in carrozzina che sono comunque impossibili, sono anche quelli in carrozzina a volte, ecco, quindi a volte c'è un clima personale della persona che forse non è neanche legato all'obesità, è proprio a questa rabbia che a volte ci portiamo dentro tutti, no? Che... Anche su questo mi piacerebbe appunto ricordare un tema come l'autoaiuto, ma il valore proprio dei percorsi di autocoscienza che noi persone omosessuali abbiamo fatto a partire dalla fine degli anni 60, agli anni 70, e che sono stati veramente fondativi di un movimento, cioè il fatto che si sia lavorato molto su noi stessi anche per e tirar fuori aspetti come quello dell'omofobia interiorizzata che ricordava Francesco, che comunque è un'interiorizzazione di un odio sociale, ma che agisce direttamente attraverso noi persone omosessuali, attraverso le nostre persone, attraverso i nostri corpi. Ma hai ragione, mi ricordo lavoro, anche di un'ignoranza sociale. Esatto, il lavoro sulla comunità attraverso l'offerta di servizi, di attività, di situazioni di socializzazione, e poi anche un lavoro più generale politico da fare nei confronti della società più ampia, e quindi attraverso il lavoro nelle scuole e la produzione culturale. Allora, c'è da leggere, perché siamo proprio in conclusione, se c'è da leggere un trafiletto poi ritorneremo su questi temi. Aggiungiamo altra farina a questo dolce che stiamo procurando. Al volo. Poi mi piacerebbe parlare del lavoro anche. Leggo, no? Quattro righe che mi sembrano importanti per rispetto a e chiudiamo con Giorgia che ci legge queste quattro righe dal libro, ripeto, di Francesco Baggiani, Preso di mira, pregiudizio, discriminazione dell'obesità. Purtroppo però le persone sovrappeso risultano spesso riluttanti ad associarsi con un gruppo più ampio di loro simili, sia a causa del pregiudizio interiorizzato, sia nella speranza che il problema, in fin dei conti, non le riguardi se riescano a perdere peso. E questo mi sembra molto significativo. Quindi, come dicevi te, c'è questa diaspora, diciamo, è forse un gruppo che ancora non è riuscito a venire alla luce e non è riuscito a trovare questa forza di unione che poi farebbe il cambiamento. È una realtà in cui si somma danno a danno e in cui c'è bisogno di fare un movimento sociale più ampio. Grazie a tutti, ripartiamo con il nostro treno, torniamo verso Firenze. Buona giornata. Grazie mille. Ciao.